oggi faremo un'insalata di riso, dato che stiamo avvicinandoci all'estate, un piatto anche perché ce l'ho ordinato per un rinfresco, così ve lo faccio vedere. Allora, qui dentro abbiamo messo un po' di condiriso per comodità, diciamo, che poi sono anche buoni. Poi ho messo dei cubetti di prosciutto cotto, dei cubetti di würstel, un po' di pomodorino, uova sode che me l'ha portata proprio la signora della sua gallina che l'ha fatta ieri. Poi se volete ci potete mettere i piselli, insomma, c'è il tonno qui, ci potete mettere tutto quello che volete. Io l'uovo sodo di solito non ce lo metto perché tende a malloppare l'insalata di riso, però sull'ordinazione l'hanno voluta e io ce l'ho messo. Poi facciamo cuocere il riso al dente, lo freddiamo sotto l'acqua fredda, lo mettiamo dentro. Poi la cosa, diciamo, perché l'insalata di riso è un piatto che sanno fare un po' tutti, no? Però il condimento, allora, olio extravergine d'oliva, è il condimento che fa la differenza con l'insalata di riso. Poi sale, poi ci sta molto bene un po' di curry, poi un pochettino di salsa di soia, e un po' di winter sauce, sarebbe una salsa di soia però più leggera. E sia il curry che la salsa di soia e winter sauce gli dà un sapore proprio particolare all'insalata di riso. Se serve mettiamo un altro po' di olio, poi mettendolo nella pirofila o dentro una mettiamo un altro po' di olio. Quindi stavo dicendo, mettendolo dentro una pirofila per fare scena sul tavolo, lo potete decorare o con le uova sode tagliate fine intorno o con dei spicchi arancio e limone, insomma poi la decorazione fa il proprio gusto. Io questa qua la metterò nei contenitori di alluminio con il coperchio perché la devo portare via. Ed ecco qui un'insalata di riso ottima e con il condimento che è particolare.